L'Angelastro. Benvenuti a TG1 Persone. Chi non ha visto almeno una volta la fotografia di un papa? Ma quanti sono coloro che conoscono cosa c'è dietro quell'immagine? Ebbene, fotografare un papa, specie nelle occasioni ufficiali, non è cosa semplice. Ne sa qualcosa Arturo Mari, il fotografo che ha immortalato la vita di ben 6 pontefici. Più che un lavoro, il suo, una missione. Ricordo bene il primo contatto con Santo Padre Pio XII, la prima fotografia che ho fatto, che prima foto che ha girato il mondo. Come ho fatto quella fotografia non lo so, so soltanto che era molto bella e sono stato veramente orgoglioso. 9 marzo 1956 è la data più importante nella vita di Arturo Mari. Poco più che ragazzino entra in Vaticano come fotocronista dell'Osservatore Romano. Suo padre lavora nella fabbrica di San Pietro, ma è anche appassionato di fotografia. È la sua preoccupazione per il futuro del figlio a segnare il destino di Arturo. 51 anni con la macchina fotografica al collo, spesso in compagnia della storia. È vero che lei è stato scomunicato? Sì. A 18 anni? Uno è giovane, la porta del conclave. Abbiamo spava, eletto il papa, non si aprivano queste porte, una cosa e l'altra. Che ho fatto? Io ho preso una rincorsa, ho dato una spallata e ho aperto la porta del conclave. C'era il cardinale Tisserano, il decano del Sacro Collegio. Ah, fatto il conclave, scomunica, immediatamente scomunicatelo, fuori. E Giovanni mi dice, ma Eminenza, ma guardi quanto è giovane. La gioventù, come possiamo? Questa esuberanza? No, è troppo buono, io penserei di no. Papa Luciani, cardinale Villò, segretario di Stato, chiedeva di avere delle foto nuove del Papa. E fu così, io rimasi 3 ore con lui. Alla fine di queste 3 ore dice, ah, povero Arturo, stanco, dice, questo Papa non è stato obbediente. Dico, no, Santo Padre, anzi, lei mi deve scusare se sono stato un po' forte. Dice, no, 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 va bene, dice, però hai un buon occhio. Arturo è un figlio per me, così Giovanni Paolo II parlava di quell'uomo che aveva ricevuto il compito di documentare momento per momento il suo pontificato. Per 27 lunghi anni Mari è entrato in Vaticano ogni giorno alle 6 per uscirne a tarda sera. 6 milioni le fotografie scattate, 104 i viaggi all'estero documentati, 170 quelli in Italia. E più di una volta la commozione ha rischiato di far vibrare l'obiettivo. Vedere quest'uomo in mezzo a questi lebbrosi larve umane, dimenticate dal mondo, da tutti, e lui lì a pulire, baciarli, accarezzarli, aiutarli in Africa con i bambini malati di AIDS, e vedere quest'uomo in ginocchio in terra, tutta la veste bianca diventata marrone, sporco. Giusto un santo può fare una cosa del genere, guardi, giusto un santo. Dei momenti che proprio la macchina fotografica non dà, lì prende la voglia di buttarti, ma dai una mano, aiuta, fai, e ti cambia proprio la testa tutto quanto. Grazie per averci seguito.